Buonasera, lasciate stare l'ananas che ho in testa, ho i capelli lisci, sto morendo dal caldo e volevo fare un weekly, non lo faccio da tanto tempo, stavo per cucinare, ecco qui, ho detto adesso faccio questo weekly, volevo far vedere questi mini hamburger che sto per provare, che sono? Sono questi della Fior di Natura, mini burger, gli spinaci vegetali, 100% vegetali e anche vegani. Vediamo come sono, insomma, li faccio in padella, no, questi capelli non mi si può guardare veramente. Cioè, un poco di contegno, veramente. Cioè, stanno tutte quelle fighe su YouTube con tutte truccate, vanno a fare anche la spesa truccata. E io invece come una pazza, sempre. Cioè, veramente un po' di contegno, un po' di ritegno, un po' di quello che vi pare, soprattutto un po' di cose da mangiare perché è martedì sera. Ho fame, sto aspettando Gabriele che torna dal dentista. Aspettate, abbasso l'olio qui, se no poi mi scoppietta tutto. E aspettate che vi appoggio un attimo. Ok, rieccomi. L'ho messo in padella, ci cioè avevo messo l'olio, poi ho deciso di togliercelo perché poi si inzuppano di olio. Scusate, sono mezza comoda, diciamo. Domani è un grande giorno perché finalmente verranno a montarci le zanzariere, ragazze. Un grande passo per l'umanità, una grande conquista per noi. A morte tutte le zanzare. Mi dispiace, però è così, vita mia, morte loro, perché veramente ci stanno facendo malissimo da mesi. E poi le tende, quindi finalmente la terrazza prenderà vita perché appunto potremo andare a comprare e a decidere cosa mettere fuori. Perché abbiamo deciso per dei divanetti di IKEA, molto carini, che non costano neanche poco, devo dire. Però poi, boh, non si sa perché Gabriele vuole mettere troppo pochi, me ne voglio molti, addirittura volevo il dondolo, volevo il lettino, lui mi ha detto sì come no, poi non ci entriamo più, quindi in realtà non lo so che succederà, che cosa faremo, qualcosa dovremo prendere, perché ovviamente c'è necessità, comunque le tende, che era la cosa più importante, domani me le montano, speriamo bene. Sarà mio suocero qui perché appunto io sono al lavoro, non posso sentarmi per vedere come montano le tende, anche perché non so che utilità io potrò dare. Tra le altre cose, hanno una cosa molto particolare che non so se avete visto in giro, io non l'avevo mai visto, me l'hanno proposto, mi è piaciuto, l'ho voluto aggiungere anche con una spesa non irrisoria. Infatti, tornassi indietro forse non le metterei più, comunque poi vi farò vedere di cosa si tratta. E niente, oggi è martedì, ve l'ho già detto, sì. La settimana scorsa è stata una settimana di merda, ragazze, di merda. Si può dire merda? L'ho detto già 3 volte. No, perché veramente lo è stata, era l'unico aggettivo che riusciva bene a qualificarla. Vabbè, lasciamo perdere. Però questa è una nuova settimana, quindi non ci pensiamo. Ho appena finito di editare il video Arredo e Decora quasi gratis, una mega incursione da Primark, ve lo lascio qui su nelle info, andatela a guardare perché veramente sono 20 minuti di video, vi ho raccontato di tutto e mi fa piacere insomma leggervi nella rubrica Dress Your Home. Io giro un po' gli hamburger, se no si bruciano. Ce la faccio più, ci aggiorniamo dopo. Buonasera, noi cena in terrazza. In realtà non vlog da 2 giorni o tre perché sono successe un po' di cosine. Ciao amore, siediti, vai. Tra cui alcune veramente particolari che vi racconterò. Ora stiamo facendo cena. Qui c'è l'insalata, l'orata, ho fatto 2 orate, che sta pulendo. Devo dire che si sta veramente veramente bene. Leggermente un po' di venticello, ma è anche piacevole. Doveva essere un weekly, penso diventerà un weekend vlog, perché domani è sabato, oggi è venerdì. Sì, mercoledì e giovedì non ho vloggato, sapeste che cosa è successo? Dopo ve lo racconto, allucinante. Bene, buon appetito a noi. Buongiorno, guardate che brutto tempo che c'è oggi, è sabato, è il, aspettate non me lo ricordo, quando l'abbiamo oggi? 24, brutto brutto, e oggi c'è la giornata solo femmine, perché Gabriele lavora, aspettate che chiudo la zanzariera. Gabriele lavora e per fortuna noi volevamo andare al mare oggi, aspettate che vi giro. Buongiorno, scusatemi, sono appena sveglia. Volevamo andare al mare oggi, ma lui doveva lavorare. Per fortuna il tempo fa schifo, cioè nel senso, almeno se proviamo ad andare in giro a fare una passeggiatina solo noi due, non ci squagliamo, il che è positivo. Quindi sono contenta da un lato che
Non è una giornata sprecata, perché se ci fosse stato un fortissimo sole battente, far trascorrere la giornata alla bambina non sarebbe stato semplice. E soprattutto sarebbe stato bello andare al mare. Comunque, organizziamo questa giornata solo femmine, che l'avete forse già vista in qualche altro vlog, perché spezzone naturalmente. Si fa colazione e poi vediamo dove vogliamo andare, perché vorrei uscire, non vorrei rimanere in casa. Vorrei mettere un po' a posto, devo pulire il... Sapete che ho preso il robot per i pavimenti? Forse non lo sapete. Comunque devo svuotare dentro il filtro, eccetera. Lo voglio far partire per pulire tutto e io me ne esco. Vediamo. Ok, rieccomi. Che su sti capelli, oddio. Comunque, appena andato là in un video con delle creme un po' inquietanti, ma che sembrano miracolose, più altre cosine, le trovate sempre giù nell'info box, magari ve lo metto anche su. Adesso, appena pulito il filtro EPA, il filtro principale del robottino per il pavimento che vi dicevo, ora devo alzare un po' tutte le sedie perché meno ostacoli ci sono in giro e meglio pulisce e farlo partire. E nel frattempo qui sta venendo a piovere. È cominciato a piovere soprattutto perché stasera ci sono i negozi aperti fino a tardi e volevamo andare a fare un giro fuori, insomma, anche perché Gabri lavora. Quindi quando tornava mi faceva piacere, insomma, andare a fare una passeggiata proprio all'aria aperta, insomma. Però non lo so se alla fine ci riusciremo. Mi sa che si sta bagnando tutto il tavolo di vetro. Ok, io comincerei a dare una sistematina in giro e la colazione l'abbiamo fatta. Ci aggiorniamo dopo. Eccolo che torna a casa. Ora avevo messo la modalità. Vediamo se ce la fa a tornare a casa. Ci hai ripensato? Ok, io e Megan abbiamo deciso di fare la torta al cioccolato. Tra le altre cose c'è già la videoricetta sul canale. La trovate come torta al cioccolato facile e veloce. Ora, insomma, abbiamo preso un po' di ingredienti e si comincia! Qui si lavora, eh? Io sto sciogliendo il latte col cioccolato, qui c'è il burro. Megan sta amalgamando insieme. Tienilo forte. Lo zucchero, guardali, non guardare qui, lo zucchero con le uova. Facciamo una Mi fai vedere la bella, mia faccia? no, facciamo una bella torta al cioccolato, gustosa, sana, genuina, senza schifezzine dentro. Ecco qua, questo praticamente è sciolto. Devo sciogliere di più anche il burro che mi serve abbastanza in fretta. Dammi un attimo questa, mamma. Non sento nulla. Tieni, gira. Ok, ci aggiorniamo. A ricetta ultimata. Ciambellone in forno, dobbiamo vedere solo come staccarlo dopo perché ci ho messo la carta forno ritagliata, ma boh. E pasta al pesto, pennetta al pesto per Megan, c'è un profumo squisito, anche se io il pesto non lo mangio, però profuma tanto, devo ammetterlo perché comunque il basilico di base mi piace. Bene, impiattiamo, vai. Eccola, appena sfornata. Speriamo di riuscire a scollarla, in quanto la carta forno l'ho ritagliata, ma la parte centrale, quella del buco, in realtà non era coperta. Ma comunque seppure si rompe mangio pure le briciole, non lo so. Vi faccio sapere dopo se la riesco a scollare. C'è un profumo buonissimo, questa torta è sempre una garanzia. Sarebbe anche molto bella e buona, ricoperta di glassa, ma mi scoccia sempre farla, quindi non la faccio quasi mai, diciamo. E nulla, dopo vi dico com'è. E mi piace anche questa forma, molto carina. Guardate che gran bel risultato, si è staccata subito. Ecco la nostra ciambellona un po' sbriciolata perché ovviamente ci sono soltanto un po' di questi segni dovuti al fatto che avevo fatto la carta un po' corta, quindi è andata nelle pieghe, diciamo. Ma c'è un profumo formidabile, con la glassa sarebbe una cosa spettacolare, secondo me anche metterne un pochino così. La prossima festa lo faccio. Bene, noi assaggiamo. Guardate che buona. Yummy. Ok, I'm ready, I'm leaving. Vi parlerò presto di questi occhiali da sole. Questo è il look. Aspettate, molto top. Nero. Sì, questi shorts qui. Avete visto in un video haul. Ok, eccomi. Allora, dicevo, la giacca di jeans, non perché sono impazzita, perché fuori si muore dal caldo, ma semplicemente perché nei centri commerciali, questa è una dall'IKEA,
fa freddo boia, cioè io da Primark mi ci potrei ammalare seriamente quando di solito ci vado, mamma mia. Di un'eterna roba e tutti gli anni, da vicino ai sogni più lontani, e tu lo sai che non c'è segreto per vivere a colori e vivere, vivere a colori e vivere. Situazione attuale, abbiamo preso il divano per la terrazza, però c'è stato un piccolo inconveniente, ovvero che i cuscini delle sedute sono andati a ruba e praticamente non ne hanno più, ma non solo a Firenze, in tutta Italia, e quindi l'unico posto dove online mi dice che ci sono è a Milano. Ora sto mandando in spedizione un amico di mio fratello a Milano per vedere se riesce a recuperarmi quattro cuscini, quattro sedute, altrimenti dovrò inventarmi qualcosa. Ovvero, o devo prenderli neri e poi farli diventare bianchi, perché i neri ci sono, mi servono bianchi, oppure me li faccio fare dalla suocera, cioè compra il cuscino, compra il tessuto uguale che li fa, oppure se non li troviamo a Milano li cambio e prendo quelli beige che sono di un'altra linea che costa meno e che hanno praticamente lo schienale più piccolino. A me non piaceva, mi piaceva questo bianco che copriva tutto la struttura di legno, diciamo, del divano. Vabbè, comunque poi magari vi faccio vedere il terrazzo arredato, è una cosa molto carina, soprattutto se trovassi i cuscini. Magari molti di voi mi seguono da Milano e potrebbero aiutarmi in un secondo ad andare a vedere se ci sono i cuscini, ma insomma non ho molte conoscenze a Milano appunto, e quindi mi viene difficile. E nulla, speriamo bene, speriamo appunto che questi ragazzi ci vadano subito, anche perché c'erano pochissimi pezzi, non è che ci spero tantissimo, però vediamo, io sono ottimista. Tornati a casa, adesso si riesce però, eccolo posizionato il nostro ciambellone al cioccolato, buono ragazze, però visto che andiamo a cena non è il caso mangiarlo adesso. E siamo tornati, a questione cuscini niente, non ho ancora risposte da Milano. E a questo punto se ne parlerà domani, penso. Ora mi andrei a cambiare perché ero in shorts, non so se vi ho fatto vedere il look, magari vi porto su e ve lo faccio vedere. E io ci sono, eccomi, sto inquadrando il voglio e si va in centro. Vorrei farvi vedere il look ma non so come fare, tra le altre cose le cuffiette, questo top qui, aspettate che mi piego perché sennò non c'entrerò mai. Poi ho questo paio di shorts che sono di H&M, li avete visti anche in un video haul, adesso sono piegata, non so come fare. Vabbè, ora ho anche le infradito e sotto comunque ho questi shorts qui messi alti in vita. Lì ci sono i cuscini del divano, ok, eccoci, questa bella morbida. Eccolo lì che sceglie il vino. C'ho una fame. Oddio, aiuto. Patatine. Queste sono fritte, Gabri, lava la mano. Mare caldo per Gabri. Ecco la pasta di Megan. Yummy. Buon appetito. Ecco la mia pizza, prosciutto e funghi. Vediamo se è buona. Nata per lo shopping, costretta a lavorare. Adoro, adoro tantissimo. Guardate che belli sono, belli, anche questi sono belli. Sono qui.
quasi le 11 del mattino di domenica mattina e qui stanno ancora dormendo tutti. Cioè, io sono sveglia dalle 8 e 10, non lo so, il mio organismo non riesce a dormire oltre le 8. Praticamente io sono sveglia e tutti dormono ancora. Cioè, Gabriele sta russando. Comunque lo lascio dormire, anche Megan. Magari inizia a preparare il pranzo perché stamattina volevo andare a cercare i cuscini per il divano esterno. Almeno un paio forse dovrei trovarli a Pisa. Tra le altre cose ho ricontrollato sul sito e quelli che avevo trovato a Milano. Ieri ce n'erano 6, oggi ce ne sono 2. A meno che non me li abbia fatti già comprare mio fratello senza dirmi nulla, penso che li abbia comprati qualcun altro. Quindi, niente, io adesso preparo il pranzo, almeno quando si svegliano non fanno colazione ma pranzano, poi ci mettiamo in macchina e si va. Ok, pranzo in the making, sto impazzendo. Sugo con le olive, pasta integrale per Megan, mega hamburger di canina e poi ho questi spezzoli di spinaci che adesso insomma butterò, tufferò nell'acqua. C'è un caldo allucinante in questi fornelli e boh, mi si stava bruciando la carne, ma tutto a posto, ben cotta. Spezzol con olive prontissimi, assaggiamo. Bene di te. E adesso un bel pezzo di dolce non ce lo toglie nessuno. Come vedete è già a metà. Bisognerà rifarlo. Gnamme. Vabbè, muscuscini, ancora non ci credo ragazzi. Vi racconterò la storia di questi cuscini. Mamma mia. Fatto un miracolo. Due li ho già presi, questi sono gli altri due. Dopo vi racconto tutto. Buonasera, indovinate dove sono seduta? Yeee, che conquista! Sul zanzare moscerini via. Sul divano, finalmente da esterno della terrazza. Ce l'ho fatta, ragazze, è stata un'impresa. Sono riuscita a recuperare tutti i cuscini. Mi aveva accennato qualcosina questi giorni. Mamma mia, che bellina che è venuta. Rispetto al fatto della come si dice dell'impossibilità di trovare tutti, oddio, queste zanzare, tutti i cuscini, noi abbiamo preso la serie che trovate da Ikea di come si dice, scusate sono stanca, di divani da esterno che si chiama Aplaro mi sembra. E andando a fare lo shampoo adesso, e praticamente sopra potevate abbinare due tipologie di cuscini. Uno è quello più insomma classico, che loro spingono, insomma, che è quello che si chiama Hollow, mi sembra, se non erro, ed è praticamente è un beige fango. Oppure c'è nero, e la differenza rispetto a quelli che ho preso io, che invece sono bianchi e c'erano anche neri, sta sia
Oddio, c'è una cosa nell'occhio. Sta sia nello spessore del cuscino della seduta, in questo che ho preso io è più alto, sia nel cuscino dietro, che come vedete copre completamente il legno, cioè non si vede la parte, vedete? La parte di legno dietro non la vedete. A me piace molto perché è tutto bianco. Io ho fatto una bella L perché questo divano è 2 metri e 3 mi pare da un lato, e poi c'ha quest'altro lato che mi pare una più 50. Ho fatto una L grande. Telefono. E poi appunto quindi c'ha lo schienale che è più grande, e poi naturalmente il colore è bianco, perché il tessuto è più spesso e migliore, e infatti costa pure di più, perché costano, questi cuscini qui vengono 30 euro l'uno, quegli altri mi sembra venissero 15-20, non mi ricordo, comunque fa freschino qua fuori. Rieccomi, che stavo dicendo? E quindi l'impresa è stata che questi cuscini della serie che ho preso io, che è la serie Kungso, parata a memoria questa, non posso sbagliare, non si trovano da nessuna parte, cioè sono finiti, sono terminati in tutta Italia. E gli schienali c'erano gli ultimi, io ne ho presi uno, due, tre, quattro, cinque di schienali, c'erano l'Ikea a Firenze 6 o 7, quindi io sono riuscita a prendere le sedute, neanche mezza, neanche quelle da esposizione, perché appunto sono finite a Firenze, ho detto fammi vedere se ci sono a Napoli, zero, Milano, Roma, Parma, Padova, Genova, Bologna, ho visto qualsiasi cosa, non c'erano, e quando io voglio una cosa voglio quella e basta, non mi ferma nessuno, e ne avevo trovati 6 a Milano, in uno dei 3 negozi di Milano, e praticamente che è successo? Che ho chiesto a mio fratello se sapevo che aveva degli amici, se potevano praticamente andare a recuperarmeli 4, perché me ne servivano 4. Lui ha chiesto, purtroppo non potevano andarci, ma poi tra le altre cose io l'ho chiesto ieri stamattina, già non c'erano più 6, ma ce n'erano solo 2, quindi sarebbe stato anche inutile. A Pisa però c'erano 2. Perché voi dal sito di Ikea, scusate, non ve l'ho detto, ma non mi volete zanzare, dal sito di Ikea voi potete verificare la disponibilità di alcuni prodotti, e quindi io avevo trovato il avevo visto che a Pisa ce n'erano 2. Ovviamente all'Ikea di Firenze mi dicono guarda, non si possono bloccare, comunque non è detto che ci siano, perché a volte sono dei refusi del magazzino. Comunque abbiamo preso e siamo andati ugualmente. In realtà ho visto anche lo scaffale, dove era, dal sito mi diceva tutto, appena arrivati li ho trovati subito, 2. Rimanevano gli altri 2, andiamo in casa però, aspettate. Rieccomi, scusate la qualità, ma sto girando con il cellulare con la fotocamera frontale. Comunque sono salita per finirvi di raccontare la storia. Praticamente che è successo? Che 2 c'erano, e mi ha detto guarda, quella è una fortuna perché è stato un reso di un cliente. Per quanto riguarda gli altri 2, ho detto ce li hai da esposizione? Prendo quelli lì, non fa nulla, l'importante è che io concluda questa cosa perché non ne posso più, anche perché altrimenti non avrei potuto utilizzare il divano, perché mi hanno detto all'Ikea, tra le altre cose a Firenze, che non sarebbero più tornati, perché per loro ora giugno è la fine della stagione, quindi non li riassortiranno, o almeno forse a settembre mi diceva, ma non era sicura, quindi ho detto se ce l'hai da esposizione me li prendo, a Firenze non ce l'avevano neanche da esposizione. Mi fa, guarda in giro se li trovi. Ho guardato sotto dove hanno di solito il reparto giardino e non c'erano. Ho chiesto, ho detto scusami ma pensi che ci siano? Dice no, non ci sono. Va bene, pago quei 2. Io sono molto testarda. Ho detto vabbè, io mi vado a fare un giro sopra. Perché di solito allestiscono, per chi di voi è pratica dell'Ikea, tipo nelle cucine, nelle case finte che fanno loro, diciamo negli appartamentini, dei terrazzini, dove appunto mettono anche queste cose. Comunque la faccio breve, anche perché sta facendo tardi, e c'era appunto un terrazzino allestito con 2 poltrone e 2 cuscini. Tra le altre cose un altro era fuori, perché anche fuori avevano fatto un giardino proprio nel parcheggio e c'era un altro cuscino, quindi addirittura ce n'erano 3. Ho deciso di prendere i 2 che erano dentro, nonostante uno dei 2 fosse abbastanza sporco, cioè avesse delle macchie, perché quello fuori comunque è stato alle intemperie, eccetera. Mi sembrava più opportuno prendere i 2 dentro.
li ho pagati, mi hanno fatto anche lo sconto del 24% su ognuno perché appunto avevano delle macchie, li ho già lavati, sono usciti nuovi, che ovviamente sono macchie da esposizione, cioè cascata a terra, un po' sporco così. E quindi nulla, il divano è fatto, è stata un'impresa non semplice, vi dico, perché a un certo punto mi sono vista persa, cioè noi abbiamo comprato comunque il divano, la struttura di legno, diciamo. Dicendo, mamma mia, dai, verranno fuori questi cuscini. Invece no, non ci sono, non ci sono. Addirittura ho visto anche sul sito inglese di IKEA e li porta solo neri. Ho anche pensato di comprarli neri e poi di farli diventare bianchi, ma comunque non sarebbe mai stato lo stesso bianco dello schienale. Comunque, tutto è ben ciò che finisce bene. Ora le due federe si stanno asciugando, le ho già messe a lavare. Ho già fatto lavatrice, insomma, le ho già stese. E niente, insomma, questa è stata la diatriba, la tragedia greca della ricerca di questa cosa qui. Devo dire che è venuta molto carina la terrazza, mi piace. Voglio ancora migliorarla, vorrei mettere delle piantine, ma non avendo io il pollice verde la vedo molto dura. Vediamo cosa posso mettere di piante che appunto, anzi, consigliatemene qualcuna, piante che non hanno bisogno di molta manutenzione. O più che manutenzione, non sono degli oggetti, di molte attenzioni, perché magari va a finire che le faccio morire, mi dispiacerebbe tanto. Qualcosa appunto che ogni tanto devo, posso, però mi piacerebbe metterle, sapete dove? Ho preso dei vasi, quelli da balcone, no? Diciamo da ringhiera, quelli che si affacciano, lì qualche altra piantina mi piacerebbe anche metterla fuori, insomma, ora ho la mega pianta di basilico, l'abbiamo messa in un vasone, e poi ho un'altra cosina carina, molto shabby garden, anzi garden shabby, con delle ceste di ferro battuto dove anche mi piacerebbe mettere appunto delle piantine, vediamo, piano piano prende forma, le cose più importanti ora ci sono, che sono il tavolo, il divano, poi devo ancora sistemare la seconda parte della terrazza, che invece è dove abbiamo tutte le cose di servizio, quindi abbiamo fatto una mega organizzazione della raccolta differenziata, veramente mega mega. Poi c'è il mobilettino, c'è la lavatrice, c'è il pilloncino, c'è un altro mobile appunto di IKEA, dove dentro c'è la lavatrice, ci sono tutti i prodotti. E li voglio dividere, perché sono due terrazze assieme, ma comunque sono unite. Quindi devo vedere come dividerle, per non far vedere su quella di servizio, no? Perché comunque alla fine l'altra è come se fosse un soggiorno esterno. Comunque vi ho raccontato tantissime cose della terrazza, parlatemi anche delle vostre, di come siete organizzate, datemi un po' di spunti, un po' di idee sulle piantine perché non ne so molto in materia, anzi quasi niente. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, è stato girato un po' a pizziche e mozziche come si suol dire, vi ho resi partecipo un po' anche del montaggio del divano stesso. Se vi posso aiutare su qualcosa che ha a che fare con l'esterno, gli esterni di IKEA, lo farò con piacere. Tenete presente che i prezzi dell'arredamento da esterni sono veramente veramente alti. È un buon compromesso quello che abbiamo trovato noi, perché comunque si tratta di legno anche molto buono. E rispetto a quegli altri di come si chiamano quei materiali, ora non mi sovviene il nome. Comunque quelli classici che trovate ovunque, preferivo una cosa in legno, assolutamente. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io adesso mi vado a fare lo shampoo, se vi ha tenuto compagnia iscrivetevi al canale qui se ancora non l'avete fatto, dove c'è questo mini cuoricino. E niente, spero appunto di avervi fatto compagnia e spero di riuscire a girare altri video questa settimana. Domani sono fuori per lavoro, cioè vado in ufficio e poi sono fuori per lavoro, quindi non sarà semplice. Io vi mando un bacio grosso e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!